La battaglia delle idee, di che cosa si tratta e che cosa accadrà nella città di Salerno? Allora, si tratta di 2 giorni con seminari, workshop, la formazione sul marketing digitale, su come si crea un'idea innovativa, su come si crea una startup. E poi ci sarà una vera e propria competizione di idee, quindi le idee si scontreranno una contro l'altra in un torneo a eliminazione diretta per farsi conoscere, ma anche per vincere dei premi utili a lanciare il proprio progetto imprenditoriale. Come nasce questa idea? È un'idea che nasce dalla collaborazione con una serie di realtà innovative come Vulcanicamente, nasce da Ninja Marketing, nasce con la collaborazione di alcune realtà locali che ci stanno sostenendo, insomma, con l'obiettivo di creare un'ondata di innovazione, espanderla anche a giovani che non sono abituati a fare impresa, quindi giovani delle superiori, giovani universitari. Siamo pronti ad accogliere tutte queste energie. Nella fase della formazione si parlerà dunque anche di start-up? Assolutamente sì, le start-up oggi sono un po' il focus dell'innovazione, ma idee che accogliamo sono anche idee più tradizionali, non per forza legate al mondo del digitale, per questo l'abbiamo chiamato la battaglia delle idee, no? Quindi anche se ci sono imprenditori, artigiani che vogliono proporre una loro idea, possono partecipare al concorso. Ci saranno anche gli investitori, quindi incubatori, addetti ai lavori, che possono in qualche modo poi aiutare a far crescere questi progetti.